nuovi si preparano al viaggio per l'aldilà. Scene come questa confermano il culto degli Etruschi per l'amore coniugale e per la famiglia. Ma Lawrence, qui, vede anche un grande senso del viaggio, come un popolo che ricordi le sue antiche migrazioni. Quieta scena di scuola. Gli scolari si riconoscono bene. Hanno sulle ginocchia le tavolette cerate per i compiti. Al loro fianco il maestro fa lezione. Più antiche hanno cassette scolpite molto semplicemente. Vi sono rappresentati per lo più fiori stilizzati o animali. Molto spesso sono delfini. Ma non mancano animali fantastici come queste torve grifonesse. Più tardi vengono scolpite figure mitologiche. Ecco qui una furia che emerge dal mare con una quadriga. Sul fianco di quest'urna è raffigurata la porta dell'Ade, che già conosciamo dalla tomba degli Auri. Uno dei soggetti prediletti dagli artefici volterrani è il viaggio verso l'oltretomba. Si può andare nel regno dei morti a cavallo, come ha scelto questa persona, oppure con un grande carro coperto a due ruote, il carpento. Perché il viaggio è lungo e faticoso. Il veicolo scelto spesso allude alla professione svolta durante la vita. Questo è forse un armatore o un nocchiero che si reca nel regno degli inferi in nave.